sciopero ad oltranza dei lavoratori della Santoro, azienda di allestimento veicoli industriali dipendenti senza stipendio da oltre 7 mesi, firmato l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga, allarmante l'inadeguatezza delle risorse, la CGIL pronta ad eventuali iniziative di mobilitazione nei confronti del governo. Pool di esperti compongono l'ufficio giuridico della CGIL di Bari per trovare linee di intervento efficaci a lavoratrici e lavoratori in materia di diritti e tutele. Ritrovati su CGIL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, è cominciato il 4 febbraio lo sciopero ad oltranza dei lavoratori della Santoro, azienda di allestimento veicoli industriali. I dipendenti sono senza stipendio da oltre 7 mesi. Siamo andati alla zona industriale di Bari a sentire i lavoratori, la FIOM ha dichiarato lo stato di agitazione. Vediamo. Sono 7 mesi che non percepite lo stipendio, qual è la situazione? La situazione al momento è quella che siamo, come lei ha già detto, che siamo indietro con le mensilità. Il discorso più che altro è un discorso di, come devo dire, proprio sussistenza delle famiglie. Lei da quanti anni lavora qui? E io sono 22-23 anni che lavoro qua, ma c'è gente che lavora da 30-33 anni, 34 anni. Ma non ci sono mai stati problemi? Da 5-6 anni a questa parte sono cominciati i problemi, giustamente con la crisi che è venuta fuori. Problemi vale a dire ritardi nel pagamento degli stipendi? Sì, ritardi nel pagamento degli stipendi. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di come devo dire, accontentare quelle che erano le richieste dell'azienda. Che erano? E niente, erano di avere un po' di pazienza, come giustamente, e cercare di aiutare il più possibile l'azienda a risolvere determinati problemi. Però chiaramente adesso sono venute fuori le nostre necessità che, come tutti quanti sanno, famiglie, bambini, figli, spese che sono in tutte le famiglie, e chiaramente ci troviamo nella situazione. Abbiamo fatto un paio di anni di cassa integrazione come azienda, poi i sindacati sono riusciti a farci avere il contratto di solidarietà, che chiaramente ci aiuta, è un aiuto per noi, però chiaramente non possiamo vivere solo di quello. Come avete intenzione di procedere? Sciopero ad oltranza? Sì, sciopero ad oltranza stiamo già procedendo. Purtroppo quando l'azienda si dedica di darci una valutazione a tutto ciò, saremo anche disposti a rientrare. Voi che richieste avete fatto all'azienda? La richiesta sono queste, che ci sono arretrati di 7 mensilità con tredicesima 2011-2012. Ma adesso avete intenzione di scioperare ad oltranza, cioè venite e non entrate al lavoro? Sì, sì, questa sarà la situazione fino a quando non prendiamo una decisione con l'azienda. La FIOM da sempre sostiene i lavoratori di questa azienda, troviamo da tempo resistenza dalla parte datoriale perché ha un giudizio, un'idea sbagliata sulla rappresentanza, un giudizio molto tranchant sul sindacato, sulla funzione stessa del sindacato. Ecco, questa è un'azienda che per il secondo anno siamo in solidarietà. Abbiamo cercato in questi mesi, nelle difficoltà, di comprendere anche, diciamo, le difficoltà aziendali, ma lo sforzo che l'azienda avrebbe dovuto fare e che non ha fatto si è determinato, insomma, nella maturazione, diciamo, di un pregresso di stipendi che addirittura arrivano a 9 mensilità. Ecco, non si può pensare che un lavoratore in 8 mesi possa andare a casa con 250 euro. Cosa avete intenzione di fare? Quali sono i prossimi passi? Ma i prossimi passi sono il comunicato che abbiamo fatto, è abbastanza chiaro. Laddove l'azienda si renda disponibile a un confronto, chiaramente un confronto che sia fattivo, che si discuta di come l'azienda intende retribuire i lavoratori, tenendo conto che i lavoratori hanno effettuato la prestazione lavorativa, quindi non è che stiamo parlando di persone che non vengono al lavoro. Da questo la tredicesima del 2011, la tredicesima del 2012, gli assegni familiari che l'azienda trattiene in busta e non versa ai lavoratori, quindi sono tutte questioni che rimangono aperte. E che laddove ci sarà una risposta da parte dell'azienda noi siamo disponibili a discutere. Diversamente lo sciopero continuerà ad oltranza e denunceremo anche agli organi competenti tutto quello che accade nell'azienda. È stato firmato l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga, allarmante l'inadeguatezza delle risorse, la CGIL è pronta ad intervenire con iniziative di mobilitazione contro il governo nazionale. I particolari.
Il 1 febbraio la CGIL di Bari insieme a CISL e UIL è scesa in piazza davanti alla prefettura per il presidio indetto in occasione del delicato incontro sugli ammortizzatori sociali in deroga. Dopo 9 ore di trattativa è stato siglato l'accordo che prevede la cassa integrazione oltre i 24 mesi prorogata al 30 aprile, sempre al 30 aprile prorogata la mobilità sotto i 2 anni. La mobilità che supera i 2 anni è stata invece prorogata al 28 febbraio, data entro la quale saranno individuati i requisiti socio-economici da applicare per avviare un processo graduale di superamento. Allarmante l'inadeguatezza delle risorse a copertura dei trattamenti economici per le migliaia di lavoratori beneficiari. In particolare, a fronte di 350 milioni circa impegnati nel 2012, è emersa una disponibilità di circa 80 milioni per il 2013, che a platea invariata servirebbero a coprire appena 4 mesi. La CGIL di Bari ha chiesto alla prefettura di sollecitare il governo centrale a trovare le risorse indispensabili al sostegno delle migliaia di lavoratori da mesi senza lavoro e senza reddito, che non possono più usufruire degli ammortizzatori sociali in deroga a causa delle insufficienti risorse, e alla Regione di convocare da subito gli incontri già richiesti e relativi a vertenze drammatiche sul nostro territorio. Il 14 febbraio intanto si terrà un incontro delle Camere del Lavoro provinciali e delle categorie presso la CGIL Puglia per discutere della accordo e delle eventuali iniziative di mobilitazione. Monitorare gli sviluppi della legislazione in tema di lavoro, diritti e sicurezza sociale. Questo è uno degli obiettivi dell'ufficio giuridico della CGIL di Bari. In questo servizio scopriamo insieme da chi è composto questo pool di professionisti e quale sarà il loro lavoro. Vediamo. Nasce l'ufficio giuridico della CGIL di Bari per avere uno sguardo costante sui mutamenti delle norme anche in fase di elaborazione, sia per lo studio delle nuove leggi e delle relative interpretazioni. A monitorare la giurisprudenza ci sarà un pool di esperti, composto dal segretario generale CGIL Bari Pino Gesmundo, dal responsabile ufficio vertenze Paolo Villasmunta, dal direttore dell'INCA Alfio Giuga, dal responsabile Dipartimento Politiche del Lavoro Gianni Russo, da docenti universitari, da un responsabile scientifico Vincenzo Bavaro, Vito Leccese e da 6 legali specializzati nel diritto del lavoro. La finalità dell'ufficio giuridico è quella di supportare le varie strutture della nostra organizzazione, quindi le categorie, le camere del lavoro, la confederazione tutta, nell'attività giudiziale e stragiudiziale inerente conflitti e vertenze sia individuali che collettive. Quindi è uno strumento che viene messo a disposizione principalmente delle categorie che potranno sottoporci delle questioni che ritengono rilevanti dal punto di vista sindacale. Come funzionerà? Il pool si riunirà periodicamente con frequenza mensile per analizzare casi che vengono sottoposti dalle varie strutture dell'organizzazione all'attenzione dell'ufficio giuridico. Attraverso uno studio meticoloso e capillare si cercheranno soluzioni che non siano esclusivamente di carattere giudiziario, ma anche alternative allo strumento del contenzioso. È una novità per la Camera del Lavoro provinciale di Bari e sicuramente ad oggi non ci sono neanche tantissime esperienze sul piano nazionale, tant'è che abbiamo avuto qualche settimana fa anche un riconoscimento da parte dell'ufficio vertenze nazionale, dell'ufficio giuridico nazionale, sulla bontà di questa iniziativa. Di conseguenza, insomma, è sicuramente un esperimento, ma che permetterà all'organizzazione di sfruttare al meglio tutte le sue competenze, sia quelle che provengono dalla nostra organizzazione sindacale, ma anche quelle che provengono dai nostri legali convenzionati specializzati in diritto del lavoro e anche dal supporto di docenti specializzati sempre in diritto del lavoro, che permetteranno appunto di mettere a frutto le varie competenze e le varie ricchezze, diciamo, che l'organizzazione ha maturato in questi anni al fine sempre appunto di trovare le soluzioni migliori per tutelare i diritti dei lavoratori. Dunque uno sguardo dinamico sulla relazione tra mondo del diritto e mondo del lavoro per dare informazioni aggiornate al fine di individuare linee di intervento più efficaci a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. Era questo il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre, tutti i giorni intorno alle 7:40 e in replica alle 24. Buon proseguimento, arrivederci.